Nella zona industriale di Ortucchio, all'interno di un'azienda agricola del Fucino, si è sprigionato dalla tarda serata di ieri un incendio di vaste proporzioni, circa 4.000 i metri quadrati interessati dal rogo, diversi i capannoni che hanno preso fuoco. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, che sono riusciti a circoscrivere l'incendio rimanendo in allerta tutta la notte e attualmente stanno ancora operando sul luogo per spegnere le fiamme residue. Si tratta probabilmente di un incendio di natura dolosa. L'incendio è nato da ieri sera e ancora ci sono dei focolari all'interno che sono un po' di difficile, difficoltoso arrivarci. Tutto qua, è tutto in fase evolutiva, ancora non possiamo lasciare nessuna notizia. Ieri io sono andato con l'altro operaio alle 10 o alle 9 ieri di notte. E noi non ci stiamo qua, siamo un'altra parte a lavorare. Abbiamo saputo stamattina. Un'enorme nube nera si è alzata in cielo ed è visibile anche dai paesi vicini. Un altro trattore e tutto il materiale che noi lo usiamo per magazzino, il moletto e tutti. Secondo lei è un incendio avvenuto naturalmente o è doloso? Non lo so, perché è avvenuto alle notti, non lo sappiamo, non lo so che cosa è. E con la nafta non lo so, penso di sì, qualcosa è così. Perché le rode, le gomme dei trattori, tutti bruciati. L'area è presidiata dai carabinieri di Avezzano e dal Corpo Forestale dello Stato. Si stanno raccogliendo informazioni con tutte le verifiche del caso.